Abbiamo visto in una delle volte scorse che nel corso di qualche decennio fa abbiamo misurato la durata che intercorreva tra il via e lo stop dato da uno di voi e diversi cronometri hanno misurato valori diversi. In particolare nell'ultima riga abbiamo elencato i valori trovati, sono 18,4, 18,2, 3 volte più 2, 18,0. Fatemi riscrivere. Qui era una durata, quindi abbiamo il numero della misura, 1, 2, 3, 4, quante ne avevamo? 1, 2, 3, 4, 5. Avevamo quindi 18,4 la prima, in secondi, 18,2, 18,2, ancora 18,2, 18,0. L'incertezza di 0,2 secondi. Qui, all'interno di questo insieme di misure, ne abbiamo alcune, la 18,4 e la 18,0, che differiscono tutto sommato sensibilmente sull'incertezza di 0,2. Okay? Se ne facevamo di più, probabilmente le differenze erano ancora più grandi. Quando ho diverse misure di una stessa grandezza fisica, perché in realtà diverse persone hanno misurato ma l'intervallo era lo stesso, e i dati riportati, le risultanze delle misure sono diverse, come mi comporto? Qual è il valore indicativo dell'oggetto che devo misurare, del tempo T in cui le misure erano mirate? Non essendo tutte lo stesso risultato, significa che ci sono effetti, tra virgolette, casuali in gioco. Questi effetti casuali vanno sotto il nome di errori casuali, cioè micro effetti che possono alterare in eccesso o in difetto la misura. Di questo avevamo già parlato, se non sbaglio. E se questo è il caso, cioè se le differenze tra le misure sono prodotte o causate da effetti casuali, allora abbiamo già visto che se idealmente avessi un numero grande di misure, perché con 5 questo non ha molto senso farlo, se ne calcolo l'istogramma della distribuzione, cioè quanto frequente una misura rispetto a un'altra, quindi ho qualcosa che assomiglia a quella curva a campana che abbiamo visto nel diagramma di Galton, ottengo che la distribuzione delle mie misure ricorda o ricopre abbastanza bene la curva gaussiana. Ok? In questo caso, cioè se gli effetti che producono le differenze sono di tipo casuale, allora è facile vedere che c'è un valore più probabile di tutti gli altri, dove la curva ha il massimo, il punto più alto, la probabilità, quindi la frequenza che si verifichi quel particolare dato, questo, è la più grande degli altri. Di fatto questo, che prende il simbolo mi, valore centrale, è la media aritmetica dei dati misurati. Quindi, se io ho un campione di misure riferite allo stesso, alla stessa grandezza fisica, tra di loro in generale diverse, quale prendo come misura più affidabile? Prendo la media, cioè le sommo tutte e divido per il numero delle misure. Quindi, nel nostro caso, se voglio il T medio, la valore media si indica con la barra sopra, questo vale tutti i valori di T1 più T2 fino a T5 diviso 5 se ho 5 misure.
se ne ho 100 sommerò fino a 100 e divido per 100. Se ho n misure, il valore medio di t sarà la somma di t1 fino a t c'è n diviso n, la somma di tutte le misure diviso quante misure ho, la media. È come voi quando fate la media dei vostri voti, sommate tutti i voti e dividete per quante verifiche avete fatto. Ok? Quello corrisponde, si può dimostrare, un teorema statistico abbastanza importante, che corrisponde al picco di questa probabilità. Ok? Mi resta però da risolvere un altro problema. Se questa, cioè il valore centrale di distribuzione, lo prendo come media, che cosa mi manca? Quando faccio una misura voglio sia la lettura del valore, ma anche l'incertezza. Quanto è incerto questo dato? Allora ci sono diverse tecniche, diversi estimatori si dice. Una tecnica è quella di vedere quanto è larga questa curva. E se gli effetti statistici sono importanti, quella curva è molto sparpagliata. Se invece gli effetti statistici sono piccoli, la curva è molto concentrata. La larghezza di quella curva misura l'importanza degli errori statistici. Ok? Una possibile stima di questa larghezza si chiama incertezza una si chiama deviazione standard. E prende il simbolo di sigma minuscolo. Perdonate il mio sigma, io al me ho bisogno così. Qual è il significato? Certo. Qual è il significato di questo numero? Ripeto, il sigma misura quanto sparpagliata è la mia distribuzione di dati. In teoria, se avessi tutti i dati identici, la stima sarebbe zero, perché lo sparpagliamento sarebbe nullo. Ok? Il significato statistico di sigma è il seguente. La percentuale, cioè la frazione in termini percentuali, delle misure che cadono tra la media meno sigma e la media più sigma, quindi nel nostro grafico tra diciamo questo punto e questo punto, se questo è sigma, in questa fascia cade il 68% del mio campione. Questo è il significato statistico di sigma. Poco più della metà dei dati cadono da dentro. Se aumento l'intervallo a 3 volte sigma, la percentuale diventa circa del 99.9%, praticamente tutti. Questo misura quindi quanto sono sparpagliato. È una possibile stima. C'è un modo per calcolare la sigma, d'accordo. Un altro estimatore più semplice da calcolare dell'incertezza è il seguente, si chiama semidispersione. Semidispersione è più facile da calcolare, quindi ve la do esplicitamente. Chiamiamola delta t, visto che stiamo misurando dei tempi. Questa vale il valore massimo di quanto ho misurato, il più grande valore dei tempi misurati,
meno il più piccolo fratto 2. Perché questo? Vi ricordate che quando facciamo una misura, ok, la misura si presenta come valore di lettura più o meno l'incertezza. Questo cosa significa? Significa che il nostro dato misurato sta tra il valore della lettura più l'incertezza e la lettura meno l'incertezza. Quindi l'intervallo di indeterminazione è grande il doppio dell'incertezza. Qui ho la mia A, qui c'è A più l'incertezza e qui c'è A meno l'incertezza. Questo intervallo misura due volte l'incertezza, due volte l'età. Qui c'è la lettura in mezzo. L'intervallo di indeterminazione è grande il doppio dell'incertezza. Come lo trovo? Valore più grande meno valore più piccolo diviso 2. Ed è quello che facciamo qui. Di tutte le misure fatte prendo la più grande, la più piccola, faccio la differenza e divido per 2. Questo si chiama semidispersione, oppure qualcuno la chiama anche errore massimo. Ok? Chiaro? Nel nostro caso quanto vale la semidispersione di questi dati? Quello più grande 18,4 meno il più piccolo 18,0 che fa quindi 0,4 diviso 2 0,2 significa che l'errore massimo, cioè l'effetto dell'incertezza statistica, ha lo stesso peso, la stessa importanza dell'errore strumentale 0,21, 0,24. Ok? Se ho un campione di dati dove la semidispersione è più piccola dell'errore strumentale, allora l'incertezza sulla media diventa l'errore strumentale. Quindi prendo la media più o meno il più grande tra errore statistico o errore strumentale. Errore strumentale per l'economico è da 0,2 secondi. Se veniva una semidispersione di 0,4, l'errore sulla media era 0,4. Ok? Siccome viene comparabile, viene 0,2, l'incertezza è 0,2 secondi. D'accordo? Calcoliamoci la media. Viene 18,4 più 18,2 per 3 più 18 diviso 5 18,2. Quindi il nostro, la nostra stima di t vale valore medio 18,2 più o meno 0,2 secondi. Media, qui medio, e incertezza su t come semidispersione. Ok? Ci sono domande? Perfetto. È sempre importante l'errore statistico o l'effetto delle incertezze casuali? Risposta. Dipende. Da che cosa secondo voi? Prego. Sì.
sì e no. La traduttura serve, cioè è importante, per eventuali errori sistematici. Posto che l'ho tarato bene, sì, e quindi c'è sulla buona strada. Chiedo la principessa quanto serve. No, La incertezza statistica, cioè la dispersione dovuta agli effetti statistici, diventa importante se ho uno strumento molto sensibile. Perché se avessi un cronometro con incertezza di 0,4 secondi, dell'incertezza statistica non mi accorgo, perché nel processo che abbiamo fatto le misure, l'effetto statistico è di 0,2 secondi, che viene coperto da quello strumentale. Se invece avessi uno strumento più sensibile, 0,1 secondi o 0,05 secondi, allora lì l'errore statistico diventa importante, cioè riesco a misurarlo, riesco ad accorgermi. Ricordate che il primo giro di misura avevamo tutti gli stessi dati. Eccolo qua, 6,2, 6,2. Qui la vostra prontezza di riflessi, la sincronia con i vari stop, era tale che l'errore statistico viene cancellato del tutto dall'errore strumentale. Non vuol dire che l'errore statistico non c'è, ma lo strumento non mi permette di rilevarlo. Quindi qui tutte le misure identiche, la media è 6,2 secondi, l'incertezza della media è l'errore strumentale, 0,2 secondi. Per accorgermi avrei dovuto usare uno strumento ben più preciso. Ok? Bene. Detto questo, se ci riesco, vi mostro questo, se qualcuno ce l'ha qua potete farlo adesso, se no fate a casa. Utilizziamo il foglio di calcolo dell'iPad per calcolare e vedere come utilizzare le funzioni intrinseche sul calcolo della media e della massima e della semidispersione. D'accordo? Per far questo, vediamo se ci riesco, ho provato prima, ma la legge di Marco incombe. Ok. Riuscite a vedere? Il foglio di calcolo è indicato da questa icona, Numbers. Lo tocco una volta. Pardon. E ne facciamo uno nuovo. E facciamo uno nuovo, il foglio si presenta come foglio di calcolo vuoto, d'accordo? Riempiamo le celle, alcune celle, con i dati che abbiamo misurato. Per selezionare una cella è sufficiente toccarla una volta. In questa mettiamo il primo che era 18,4, mi sbaglio? Sì, è 18,4. Tocco due volte rapidamente, vedete appare sotto una specie di pannello. Sulla sinistra ci sono questi simboli. L'orario T sta per testo, è uguale se voglio inserire una formula. Qui ho già il tastierino numerico, non mi serve toccare altro, scrivo 18,4. Ok? Poi tocco la cella successiva. 18,2, quella dopo anche, in realtà potrei trascinare e copiare i dati, pazienza. E infine 18,0, giusto? Ok, nella prima cella con l'intestazione, quella sopra, posso inserire un testo, mi posiziono sopra e tocco il T, questo.
questo mi apre la tastiera alfanumerica, che è quella del volume delle lettere, e qui scrivo per esempio misura di pi grande, ok? Dopodiché sotto la colonna dove ho i dati, a fianco di questo, posso scrivere per esempio un testo che mi dica cosa sto calcolando, la media 2 punti. Nella cella a fianco inserisco la funzione che calcola la media, ok? Per inserire la funzione tocco l'uguale, il pannello sotto cambia e seleziono funzione. In funzioni vado a selezionare la funzione che mi serve, per esempio in statistica cerco media, mi appare media di che cosa? È colorato in azzurro valore. Per dire che voglio la media di quanto è contenuto tra la cella B3, la B3 e la B7, è sufficiente toccare leggermente le celle che mi interessano. Ok? Vengono evidenziate con uno sfondo colorato. Se cambio idea posso spostare il pallino, sia il primo che l'ultimo. Ok? Fatto questo, se mi va bene, tocco il tasto verde OK. E mi dice che la media è 18,2. Prego? Toccando con il dito abbastanza leggermente. Ok, dopo lo facciamo insieme, fatemi finire. E questo è il valore medio. Adesso mi interessa la semidispersione. Qui è facile da calcolare, ma impariamo come farla fare al foglio di calcolo. D'accordo? Vado un po' più sotto e scrivo, ad esempio, che mi interessa far calcolare al foglio di calcolo il valore massimo. Quindi qui scrivo di nuovo testo. Max. Questo mi serve per capire che cosa ho calcolato nella cella a fianco. Nella cella a fianco, quella direttamente incolonata, cerco di nuovo la funzione, quindi tocco l'uguale, funzioni, questa volta vado su numerica e cerco, no, era meglio statistica, scusate, oppure vado su, ecco qua, max, clicco su max e di nuovo seleziono le celle delle quali voglio il massimo. Quindi dalla B3 alla B7 e poi ok, 18,4 ovviamente. Immediatamente sotto cerco il minimo. E di nuovo opero nello stesso modo, uguale per la funzione, funzioni, statistica, minimo. Min delle celle dalla B3 alla B7. Ok, e adesso un po' più sotto metto il calcolo massimo meno minimo diviso 2 e lo chiamo semidispersione. Uguale, attenzione, qui non serve che ricalco il nuovo massimo minimo, cioè perché li ha già calcolati. Quindi vado a leggere il contenuto delle celle che ho appena calcolato. Però mi servono delle parentesi. Il primo numero che mi interessa è nella cella B11, vado a toccarla, qui la coppia, meno la cella B12, la ritocco, chiudo la parentesi e divido per 2. E poi faccio ok. È 0,2, probabilmente 1 è 9, non si sa bene per quale motivo, ma è 0,2. Ok?
conosciuto, chiaro? Posso anche chiedere al volume di calcolo di calcolare la deviazione standard a una funzione interna che me la calcola direttamente. Vado ancora più sotto, scrivo deviazione standard nella cella a fianco, clicco sull'uguale che è la funzione, funzioni statistica dev st, deviazione standard, e di nuovo riseleziono le celle. Vediamo se ve lo fa fare. Ok, 0,14. Ok, domande? No. Provate. Ovviamente se il dovessi aggiungere dati o cambiarli, appena io dico beh in realtà il terzo dato non era 18,2 ma era 18,6, è sufficiente che ci clicco sopra e cambio il valore. E cambio automaticamente. E aggiorna automaticamente tutto. D'accordo? Un'altra cosa utile fare è, vedete in alto, dà un nome a questo foglio di calcolo. Adesso qui lo chiama vuoto 2 perché ce n'è uno già vuoto. Se io tocco il nome vuoto sparisce e mi appare la tastiera e lui mi dice beh che nome vuoi dargli? Per esempio pensia. Potremmo chiamarle misure cronometro, perché misure che abbiamo tenuto quella volta quel cronometro, oppure posso dargli un nome che secondo me mi ricorda quello che c'è qua dentro, oppure misure 1, analisi 1, quello che volete. D'accordo? Fatto questo si può di nuovo uscire, vado in foglio di calcolo, lui mi li elenca, mi mostra quanti ho a disposizione, qui ce n'era un altro fatto ad esempio, e là c'è quello, l'icona in alto a sinistra serve se voglio aggiungerne un altro. Se esco da questo, chiudo, e poi lo riapro, mi dice guarda hai a disposizione questi fogli, quali ti interessa andare a rivedere, ritocco, misura con cronometro e torno al punto in cui avevo che dice la cosa. Ok? Tutto chiaro? Domande? Allora provate, non appena possibile, a inserire i dati, questi o simili, non ha importanza, e vedete se riuscite a calcolare la media, la deviazione standard e la semidispersione. Ok? Puoi ripetere come si calcola la deviazione standard? Certo. La deviazione standard è stata calcolata utilizzando la funzione da statistica dev.st, deviazione standard. Ok? Mentre per gli altri andiamo per la deviazione standard su statistica. O su statistica oppure andate su funzioni, ad esempio tutti, le elenca tutte e li ritrovate tutte. D'accordo? Questo ci fermiamo qui.